Siamo partiti con l'applauso dalla Camera. Andrea con lei. Dei deputati, c'è Giulia che in questo momento è alla Camera e saluto. Ciao Giulia, grazie per essere qua. Saluto anche Giulio Lombardo che è collegato da Catania, che rappresenta Sicilia5stelle.it. Poi ci sono io che sono il gioiello dei Grilli d'Agrigento e qua con me c'è tutto il nostro meetup. Eccoli qua. Va bene, ok, allora io volevo ringraziare tutti quanti, volevo salutare tutti quelli che sono in chat, abbiamo già circa 40 persone in chat, questo evento è molto interattivo e quindi tutti gli utenti sono protagonisti e sono attivi, quindi potete fare domande da questa chat e noi ci daremo a Giulia. Io passo la parola a Livio che si presenta la Sicilia 5 Stelle, dopodiché presentiamo Giulia e le diamo la parola. Livio, a te la parola. Sì, ciao a tutti, ciao Giulia e ciao a tutti quelli collegati, Eugenio. Un po' l'audio. Semplicemente insomma io sono qui per ringraziarvi a nome della redazione di Sicilia 5 Stelle che è felice di ospitare questo evento di Giulia, quindi è stato felice di ospitare gli eventi trascorsi. La redazione insomma, è nata nel 2012 ma si sono preso le elezioni regionali ed è formata principalmente da attivisti e della dimostrazione di come creare l'intelligenza collettiva tra gli attivisti e tra i cittadini può creare delle grosse opportunità per la nostra vita. La stessa opportunità che stiamo avendo ora in Parlamento con questa innovazione, il Movimento 5 Stelle è un'innovazione nella politica italiana. Giulia è qui a rappresentarci questo, rappresentarci come un cittadino può rappresentare tutti i cittadini secondo l'articolo 1 della Costituzione. Realmente lo può fare senza essere un politico di professione, ma semplicemente facendolo come cittadino per un tempo determinato. Insomma, io sono molto felice, io sono sicuro che Giulia è qui col piacere di rispondere ai cittadini e non con il dovere di doverlo fare assolutamente. Insomma, io ho la certezza di questo. Io credo che questa sia la dimostrazione pratica di come il Movimento 5 Stelle passi dalle parole ai fatti, cioè che la partecipazione dei cittadini è il fondamento della sua politica. Il ritorno insomma al potere politico dei cittadini e al potere dello Stato nelle mani dei cittadini è l'obiettivo principale di questo esperimento chiamato Movimento 5 Stelle. Non rubo altro, mi piacerebbe parlare tantissimo alla redazione Sicilia 5 Stelle di questo esperimento. Do subito la parola a Eugenio, a Giulia e a tutti quelli che parteciperanno. Grazie mille a tutti e vi seguo. Grazie mille Livio, grazie, veramente è un pilastro portante dello staff dei volontari di Sicilia5stelle.it. Quando vuoi puoi intervenire, quindi sei sempre in linea. Dunque io introduco Giulia, anche se non ha bisogno di presentazioni, però vive a Catania, ha una laurea in medicina. Giulia, correggimi se sbaglio, ha una laurea in medicina, è un medico legale. Nel 2008 si è candidata al Consiglio della Regione Sicilia con la lista Amici di Beppe Grillo, con la presidente candidata Sonia Alfano, dopodiché ovviamente non sono stati eletti. Nel 2013 invece è entrata alla Camera, è componente della Commissione Affari Sociali che anche si occupa di sanità. Alla cronaca si è parlato molto del caso Stamina. Fa parte della giunta per le autorizzazioni, che la sta vedendo protagonista per adesso con le autorizzazioni all'arresto per il caso Galan. Fa parte del comitato dei procedimenti d'accusa e anche sul controllo delle attività di enti gestori, forme di previdenza obbligatoria. Insomma, fa veramente tante, tante cose. Io adesso le do la parola per così ci può anticipare o raccontare quello che è della gente qui. Ti passo la parola. 8.12 alle 7 ci sono i giudici. Ok, mi sentite? Sì, ti sentiamo benissimo. Se
Prova a spostare un po' la webcam in modo che... Lucia saluta. Ciao Lucia, l'orefice. Allora ragazzi, mi sentite? Siamo in aula perché non sono potuto uscire perché, come sapete, l'aula per noi è la priorità e quindi non perdiamo voti per niente al mondo. Tra l'altro stiamo votando un decreto importante, è il quarto decreto che fa questo governo che si chiama svuota carceri ed è un decreto importante che voi lo sappiate, per questo ve lo dico, perché tanto in televisione non le dicono queste cose. È un decreto che è stato fatto in conseguenza di una sentenza che la Corte di Strasburgo ha applicato nei confronti dell'Italia per le condizioni disumane in cui vivono i carcerati. Adesso il Movimento 5 Stelle ha presentato e consegnato al Presidente Napolitano più di un anno fa un piano per le carceri che prevedeva l'ampliamento delle cubature, l'utilizzo di nuove strutture che in questo momento non sono utilizzate, quindi tendeva a risolvere alla base il problema dei carcerati, quindi la gente che va in carcere per farli vivere bene. Siccome queste persone che ci governano sono dei geni, cosa fanno? Questo aspetto non lo toccano, quindi le carceri rimangono come sono, i carcerati continuano a vivere in quelle stesse celle, in quello stesso numero di carcerati, però hanno pian piano demolito una serie di aspetti della procedura penale, ridotto le condizioni appunto che presuppongono il regime carcerario, specialmente nella parte cautelare, e hanno avuto anche la genialità di introdurre un risarcimento che i carcerati che si trovano in condizioni disumane potranno chiedere dopo soli 15 giorni. Questo risarcimento verrà pagato all'erario, quindi verrà pagato dai cittadini. Quindi loro non hanno fatto niente per risolvere il problema alla base, quindi per fare vivere meglio queste persone. Tenete conto che l'Italia ha un numero di detenuti pressoché simile a quello degli altri paesi. Facciamo l'esempio con la Francia, che è un paese che ha la stessa nostra densità di popolazione, quindi non è che siamo noi che mettiamo in carcere milioni di persone, sono le nostre carceri che non sono adeguate, perché chi finora ha dovuto amministrare il Dipartimento appunto di amministrazione penitenziaria non l'ha fatto in maniera dovuta, sprechi, non vi sto a raccontare, quindi già vi ho allietato il pomeriggio. E poi insomma vorrei che mi faceste voi qualche domanda, utilizzare questo spazio per fare più che altro domande anziché parlare io così a ruota libera. Allora, c'è una domanda di Nino che dice: il futuro dei ticket, si vuole prevedere la fissazione di una franchigia calcolata in percentuale al reddito. Con questo sistema non si rischia di far pagare sempre quelli che pagano le tasse mentre si avvantaggia coloro che dichiarano falsi redditi? Ma allora, innanzitutto una cosa che forse il cittadino normalmente non si immagina sui servizi sanitari. Noi in Italia abbiamo 21 servizi sanitari diversi, dalla Sicilia alla Lombardia al Veneto, per una riforma costituzionale, la riforma del titolo quinto della Costituzione, per cui quello che, a parte i livelli essenziali di assistenza che vengono chiamati così e che dovrebbero essere garantiti, di fatto purtroppo non lo sono. Ogni regione si può regolare come vuole, in realtà, anche se ora è uscito il patto per la salute che andremo a vedere. Quindi la Sicilia può adottare questo regime del ticket con proporzione al reddito, come non può adottarlo, può fare quello che vuole. Ogni regione è come se fosse un piccolo governo in tema di sanità. Sul discorso del reddito è ovvio, perché comunque considerate per esempio che in Sicilia noi siamo già una regione in pieno di rientro, quindi che vuol dire? Che noi abbiamo fatto rientrare i conti della sanità avendo avuto un aumento massimo dell'IRAP, alla quota massima, quindi effettivamente è vero che noi già paghiamo l'IRAP al massimo, poi in più paghiamo anche il ticket della prestazione, che quindi è già una seconda tassa. Pensate che addirittura il Ministro della Salute, recentemente abbiamo fatto appunto un attacco molto pesante su questo, ormai sta dando spazio all'idea della sanità integrativa, che è una sanità che dovrebbe essere effettuata con l'uso delle assicurazioni private, quindi tutte le assicurazioni, quelle che voi conoscete, ancora non si sa secondo quali modalità. E questo perché? Perché sostengono che il servizio sanitario non è più sostenibile dal pubblico e che quindi bisogna per forza introdurre dei capitali privati. Naturalmente questo non è vero, perché il sistema sanitario è sostenibile se si lavora bene, cioè se le risorse economiche si usano bene,
se i direttori generali non fossero nominati alla politica, il direttore generale delle ASL e delle aziende ospedaliere, purtroppo la legge dice che devono nominare i presidenti delle regioni su in tutu persona, cioè su un rapporto fiduciario, anche se è cambiata adesso questa legge, perché c'è stata la legge Balduzzi che aveva previsto un comitato, ma di fatto girano sempre le stesse persone. Quindi voi vi immaginate, no? Che ogni volta che arriva un presidente della regione deve cambiare, devono cambiare questi direttori generali, e quindi deve cambiare, deve essere rimodulata tutta la sanità. A vantaggio di chi? A vantaggio dei cittadini. I cittadini sono sempre gli stessi. Qual è il motivo di dover cambiare ogni volta i direttori generali quando cambia il presidente di una regione? Comunque, i problemi della sanità sono enormi, non sono solo questi, ma sicuramente la gestione politica delle cariche dirigenziali è uno dei problemi della sanità, che dovrebbe essere risolta. Noi abbiamo presentato una proposta di legge su questo, che ovviamente non è stata minimamente discussa, perché purtroppo la sanità è un luogo in cui ci sono tanti interessi economici, perché ci sono tanti appalti nei servizi, tanti appalti per l'acquisto di beni. I direttori generali hanno la possibilità di fare contratti a chiunque, dagli avvocati ai medici, agli assistenti sanitari. Quindi voi immaginate il potere che ha un direttore generale all'interno di un'azienda ospedaliera o di un'azienda sanitaria, e che questo non lo sa neanche nessun cittadino, che dovrebbe sapere che quando qualcosa non va nella sua azienda sanitaria, la persona che dovrebbe andare a cercare è proprio lui, prima di tutto, il direttore generale. E chiudo, se no parlo un'ora e mezza su questo. Ok. Sempre sulla sanità c'è una domanda di Manuel, che dice se ci sono novità sul fronte dei vaccini. Allora, anche i vaccini sono un tema regionale, quindi ogni regione si può dotare. Io, se non ricordo male, certo non mi posso ricordare tutto quello che presentiamo anche in Sicilia, però se non mi ricordo male in Sicilia abbiamo presentato una proposta di legge contro la vaccinazione obbligatoria, o perlomeno fino all'età scolastica, se non ricordo male. Noi comunque abbiamo cominciato una serie di audizioni in cui abbiamo cercato di capire, di dirimere un po' meglio la matassa. Stiamo parlando di vaccini obbligatori, ovviamente. E audizioni che non abbiamo completato perché era un'indagine che abbiamo fatto noi come autonomamente, come gruppo del Movimento 5 Stelle. Poi in generale su altri vaccini ci sarebbe tanto da dire, perché noi adesso venerdì facciamo un'interpellanza sul traffico dei vaccini della Viaria, che ha coinvolto diverse persone del Ministero della Salute, dell'AIFA, persone che noi già avevamo segnalato, interpellanza che già avevamo fatto. Ci sarebbe da parlare anche del famoso vaccino dell'HIV, che anche lì è una storia un po' strana. Però ecco, diciamo che il tema è più regionale, però stiamo cercando di indagare un pochino. Il tempo che abbiamo a disposizione non è tantissimo di fare azioni autonome rispetto all'azione parlamentare, perché ovviamente il lavoro di commissione è la priorità su tutto, quindi ogni settimana abbiamo un numero enorme di provvedimenti da esaminare e ci dobbiamo dedicare a quelli per non farci fregare su questi altri aspetti. Ok, Giulia, abbiamo perso le tue immagini. Io qua sono, che devo fare? Niente, ti sentiamo. Quanto riguarda il proseguo del metodo di lavoro, secondo le imprese interposte... Mi vedete? No, non ti vediamo. Vediamo la tua immagine di profilo. Domani giovedì 24 luglio... Non ho cambiato niente. Non lo so cos'è. Ah, eccoti, perfetto. Giulia, adesso... Io vedo il video, anche a te vedo. Ok, perfetto. Adesso... dunque, prima di passare l'ultima domanda sulla sanità, e poi c'è una domanda sulle carceri. Dunque, sulla sanità c'è Riccardo che dice: mi puoi dire qualcosa che riguardo sulla senatrice PD e il presidente della federazione Sesto-Sanesa? Chiede delle citazioni in merito, riesci tu a capire? Aspetta, mi puoi ripetere? Non ho capito la domanda. La domanda è: c'è una senatrice PD che è presidente di una federazione? Sì, una senatrice del PD che è presidente della federazione, sì, è socio di Promesa. Vabbè, no, ha scritto solo questo, magari non si capisce.
Comunque, se ci sono dei senatori che sono anche presidenti di ordini professionali, ed è una cosa che abbiamo evidenziato e su cui stiamo lavorando. Perché secondo me ci sono dei conflitti di interesse, comunque poi vedremo un po' più avanti, ci stiamo lavorando. C'era una domanda sul piano carceri, chiedeva c'è un disegno di legge del Movimento 5 Stelle. Allora, c'è una nostra, non c'è un disegno di legge vero e proprio, c'è una proposta scritta che noi abbiamo depositato circa un anno fa al presidente Napolitano. Adesso, se non sbaglio, forse la Businaro l'ha depositato una richiesta di commissione d'inchiesta sul commissariamento della DAP, però non ho la certezza, questo lo dovrei chiedere a Francesca. Comunque, quelli che seguono la questione carceri, così lo sapete, eventualmente potete interagire con loro, più sono Francesco Businaro della Commissione Giustizia, Francesco Businarolo e Andrea Colletti, e credo anche un po' la Sarti, però di più la Businarolo si occupa di... Ma mi sentite? Perché sento un macello. Ti sento, ti sentiamo. Ti sentiamo di... Ma quello che il problema è lo sfondo, il rumore di fondo che hai tu, però riusciamo a sentirti. Giulia? Livio? Lo so, mi dispiace. Giulia? Sì, pronto, vi sento, sì. Giulia? Vi sento, pronto? Senti? Sì, vi sento. Sì. Faccio... Sì, posso ti fare sento. Una domanda? Quando è che il governo aggiornerà la lista delle malattie? No, certo, io quello che so è completa. Giulia. Ma allora dovrebbe essere già in questo patto per la salute, la cui versione definitiva ci è arrivata stamattina. Mi senti? Sì, ti sento. Livio, tu mi senti? Non mi sente nessuno. Giulia, tu Eugenio mi senti? Sì. Allora, l'aggiornamento sulle malattie croniche dovrebbe essere già in questo patto per la salute, che io, diciamo, di cui abbiamo una specie di versione... Una versione che non so se è quella definitiva, ma abbiamo la versione più recente. Se volete ve lo posso girare, perché ce l'hanno girato stamattina, quindi anche noi ancora lo dobbiamo guardare. Il patto della salute lo fa il Ministro della Salute all'interno della conferenza permanente Stato-Regioni, quindi con il Presidente delle Regioni, con i rappresentanti delle Regioni. Il Parlamento è escluso, questo così per informarvi del grande ruolo che viene dato al Parlamento nella gestione della sanità, che è stata completamente svuotata. Tra l'altro, se mi consentite, questo è un aspetto del Movimento 5 Stelle che non è stato mai discusso. Se qualcuno di voi ha visto lo streaming di Matteo Renzi con Luigi Di Maio, insomma, la delegazione, l'avete visto con l'ultima volta, l'ultimo streaming? Qualcuno di voi l'ha visto? Allora, in quell'occasione Renzi più volte ha detto che voleva sapere qual era la visione del Movimento 5 Stelle nei confronti della sanità. Noi abbiamo una serie di principi sicuramente che ispirano le azioni in tema di sanità, però il Movimento non ha mai discusso se vuole una sanità federalista come in questo momento, oppure se vuole una sanità più centralizzata, più centrale. Prima era del tutto centrale, ma è chiaro che non si può tornare indietro, perché ormai l'architettura è questa. Però questa sanità così divisa ha dimostrato tanti limiti e tante sperequazioni da una regione all'altra all'interno dello stesso Stato. Sta parlando la Marzana, come in corso interviene sempre a fine seduta. Quindi stavo dicendo, quindi credo che è una domanda che ci dovremmo fare tutti. Io avrei tante domande da fare a voi su cose che noi, su posizioni che noi dovremmo assumere qua, e a volte ci troviamo in difficoltà perché non ne abbiamo potuto parlare, così come dovremmo parlare anche della fecondazione eterologa. Adesso è uscita una sentenza della Corte Costituzionale che ha aperto
la possibilità alla fecondazione eterologa, quindi dovremmo interrogarci anche su questo, se il Movimento 5 Stelle è a favore della fecondazione eterologa, se è a favore della maternità surrogata, se è a favore della maternità e paternità delle coppie omosessuali, insomma ci sarebbero tante cose da conoscere del movimento e nel movimento. Noi stiamo immaginando come fare un percorso anche sul blog per portare a una serie di votazioni da cui appunto possono venire fuori delle linee guida. Siamo un movimento giovane, quindi è normale che tanti aspetti non li abbiamo ancora trattati, però è bene che tutti, anche da cittadini, ci interroghiamo anche da cittadini, quindi anche se non siete in questo momento qui dentro, però con i nostri input da fuori, che dobbiamo cercare di far arrivare in tutti i temi, e vi assicuro che non è facile perché qua procede tutto alla velocità della luce, però ci servono degli indirizzi su come impostare il nostro lavoro qui dentro. Quindi sicuramente uno dei prossimi interrogativi che noi chiederemo tramite il blog, vediamo, sarà proprio questo, della sanità diciamo centralizzata o della sanità regionale da una parte, poi sulla fecondazione eterologa, eccetera, eccetera. Giulia, mi senti? Giulia? Io non sto parlando. Mi senti? Sì. Ti faccio una domanda? Sento. Ti giro una domanda alla chat. Sì, sì. Riguardo un articolo che è uscito sulla stampa che dice: caso Stamina, alto là del PD, una legge per bloccare Brescia. E chiede: così fermeranno i magistrati, l'unico baluardo promulati, mi chiedo se è davvero possibile creare una legge per bloccare delle sentenze esecutive dei giudici. È una cosa vera o è una sparata della stampa? Ma io di questa legge non ho... il PD è molto ostile a Stamina, questo è vero, e non l'ha mai nascosto. E io avevo visto un emendamento che aveva presentato il PD, forse si riferiscono a questo, ma non credo mai che passerà. Ricordi l'emendamento? Noi voteremmo contro, già l'avevamo visto, perché appunto a noi gli emendamenti ad hoc non ci piacciono mai, e quindi comunque non lo condividevamo appunto nella maniera in cui, cioè, che era fatto apposta contro Stamina, però credo che non sia passato ancora, non so addirittura neanche se sia stato dichiarato ammissibile, forse addirittura era un emendamento inammissibile. Poi se il PD abbia presentato, proprio depositato una proposta di legge, posso indagare, posso informarmi, però l'avremmo saputo. Non credo ci sia una vera e propria proposta di legge, a meno che sia al Senato. Allora in quel caso del Senato non ho contezza, perché non lo so cosa depositano là. In ogni caso mi posso informare, questo sì, quindi puoi dire all'utente che ci può ricontattare se vuoi, oppure mi contatta direttamente, insomma gli facciamo sapere se effettivamente è così. Ok, poco fa Riccardo si riferiva ad... Ora c'è più calma che sono uscito. Però non ti vediamo, Giulia, come poco fa, è andata via le immagini. Allora, la domanda di Riccardo è: Annalisa Silvestro, senatrice PD e presidente della Federazione Infermieri, e anche socia di una compagnia assicuratrice dove gli infermieri... Ah, la Silvestro! Conflitti di interesse. Cosa... ci puoi dire sì, su sì. questo? Sì, sì, cioè, sì, la Silvestro, confermo, c'è anche un senatore, si chiama un senatore del PD che è presidente dell'Ordine dei Farmacisti, che si chiama, sto cercando di ricordarmi il cognome, comunque mi sembra pugliese. È una cosa che noi abbiamo evidenziato e abbiamo lavorato anche col giudice Imposimato su questo, per vedere se potevamo fare proprio degli atti giudiziari. Diciamo, in questo momento non posso dire il punto, perché se poi lo diciamo, stiamo lavorando per vedere se possiamo fare qualcosa dal punto di vista giudiziario. Dal punto di vista del legislativo, c'era una legge delega al Senato depositata proprio sul riordino degli ordini professionali, e lì stavamo preparando tutti gli emendamenti, però poi non si sa perché è stata congelata questa proposta di legge. Non è una proposta di legge, era un disegno di legge delega, che sono dei disegni di legge con i quali il governo delega se stesso, insomma, queste perle di saggezza parlamentare.
Gabriele che dice, Gabriele, quello che ti ha scritto per risolvere i conflitti a Ragusa, a proposito di sanità, ti voleva chiedere se riuscite a far passare qualche legge per rendere la vita meno difficile ai vegani, vegetariani e coloro che lo vogliono diventare, cioè aumentando i prodotti in commercio. Insomma, qua c'è un'altra battaglia che si deve fare, che è pazzesca, perché purtroppo... E allora, qui si dovrebbe parlare anche di punto di salute, di prevenzione non se ne è mai parlato nella nostra commissione. Dico, noi siamo oggi un paese teoricamente sviluppato e tutti dovrebbero sapere che il consumo di carne animale, perlomeno lo sanno tutti, di carne, si sa in tutto il mondo, che l'uso di carne insieme anche all'uso di sostanze tossiche che sono contenute in alcuni alimenti facilmente contaminati favoriscono il cancro. Quindi una riduzione del consumo di carne, soprattutto non solo del consumo di carne, ma di tutti i prodotti derivati animali, perché spesso la gente non si rende neanche conto, no? Sostituiscono la carne con la fese di tacchino e pensano di risolvere il problema. E ci dovrebbero essere delle linee guida molto serie su questo, ma ci sono sull'alimentazione ci sono... Vi posso dire, perché l'abbiamo visto con i nostri occhi, delle lobby impressionanti. È impossibile, cioè, com'è che in un Parlamento non si riesce a parlare di alimentazione, di prevenzione con l'alimentazione, è qualcosa di pazzesco. Noi ci stiamo provando, abbiamo fatto anche un convegno un po' di tempo fa, non recentemente, qui alla Camera, i nostri colleghi vegani, perché ne abbiamo tanti qua, vegani e vegetariani, hanno presentato una proposta di legge per istituire il menu vegano obbligatorio nelle mense scolastiche, nelle mense delle strutture pubbliche, eccetera, eccetera. Però la battaglia è molto in salita. Devo dire che c'è una grande sensibilità, ovviamente, dell'opinione pubblica, però guardate, cioè, il problema è questo, quando tu entri in un supermercato, no? E la gente è poco abbiente, e comunque cosa si trova davanti? Le fettine di carne a 1,50 €, la pasta fatta con il grano russo pieno di micotossine a 0,60 centesimi, a voglia che tu gli dici ti devi comprare la pasta di grano duro, evita di mangiare proteine animali, mangia i legumi. C'è sempre, quindi ci vorrebbe un'azione seria da parte dello Stato che indichi in maniera seria, soprattutto proprio anche in tema di sostenibilità economica del servizio sanitario, quante sono le malattie che vengono da un certo stile alimentare, e quanto si possono prevenire, ed aiutare però le persone a trovare gli alimenti idonei. Quindi il problema non è solo dei vegani e dei vegetariani, il problema è che c'è un'ignoranza alimentare paurosa nel nostro paese e non si fa nulla per ridurre questa ignoranza. Io veramente vi dico che intanto che ci sono queste persone, cioè sono le stesse persone che stanno trivellando tutta l'Italia perché sono così ottusi che cercano il petrolio quando si sa benissimo che il petrolio, per quanto ne possono trovare, sta finendo, e invece non decidono di investire seriamente sull'energia rinnovabile, lasciando quel poco di energia rinnovabile nella mano della mafia e della camorra. Cioè, stiamo parlando di queste persone. Quando si parla solamente di riforma del Senato, come se la riforma del Senato ci desse da mangiare, capito? È arrivata fino a ieri, fino all'altro ieri, un'altra richiesta per trivellare la Sicilia. Stiamo parlando di queste persone che hanno questo modo di vedere. Io mi chiedo veramente agli elettori del PD, gli elettori di questa gente, ma questi qui lo sanno quando li votano che cosa poi queste persone andranno a fare? Io vorrei chiedere questo agli elettori del PD. Voi lo sapete che questi vogliono trivellarci dappertutto, ci stanno trivellando ovunque. Lo sapete che dell'inquinamento ambientale non gliene frega niente, l'inquinamento alimentare non gliene frega niente, la prevenzione delle patologie, della prevenzione dei tumori non gliene frega niente. Questo io vorrei sapere. Faccio io le domande. ti passo Elio che ti fa una domanda dal vivo. Sì, ciao. Io sono un insegnante, volevo riprendere il discorso sulla prevenzione, perché da quando è scomparso di fatto dalla scuola il medico scolastico, di fatto la prevenzione, per esempio, è realizzata attraverso la buona volontà di qualche insegnante referente che durante l'anno scolastico organizza degli incontri con esperti, ora sul diabete, ora sull'alcolismo, il tabagismo, eccetera. Ma in tutto questo non c'è di fatto nessun coordinamento, non c'è dietro una programmazione, non c'è niente, è lasciato sostanzialmente alla buona volontà e al tempo che la scuola ha a disposizione.
Vorrei che il Movimento 5 Stelle riprendesse la necessità di avere una prevenzione di medicina scolastica attraverso magari uno staff presso l'ASP, presso il provveditorato agli studi, in modo tale che si facesse meglio prevenzione nelle scuole in maniera più ordinata, organizzata, programmatica, in modo che alla fine si avessero anche dei dati, per esempio, facendo degli studi e una prevenzione accurata nel territorio, ci potrebbero avere anche dei dati precisi, adesso non si hanno, perché tutto è fatto in maniera molto avventuristica. Allora, innanzitutto complimenti all'insegnante Elio, a Elio che si occupa anche di questo aspetto, che insomma penso che la comunità te ne sarà grata. Allora sì, secondo me le scuole, allora sì, dobbiamo ritornare all'idea di una territorialità, infatti noi abbiamo sempre molto spesso parlato di medicina territoriale, questa del medico scolastico è un'idea sì, sicuramente bellissima, possiamo provare, noi adesso vogliamo provare a fare un vero e proprio programma, sempre appunto con i passaggi poi sul blog, con le votazioni online. Io credo che ci vuole di più una medicina che va dal cittadino e non il cittadino che va dalla medicina, non io lo dicono tutti gli illuminati su una medicina che funziona, si chiama medicina d'iniziativa e si chiama medicina territoriale. Sicuramente le scuole è un luogo importantissimo e tra l'altro i giovani sono molto più, sono sempre più pronti ai cambiamenti di quanto non lo siano gli adulti e purtroppo c'è molti giovani figli di adulti che non hanno delle regole alimentari, diciamo imparano quelle regole. Io vi dico che il futuro, molta parte del futuro della medicina è la rete, ve lo dico in un modo assurdo, che voi non ci potrete credere, però la maniera più semplice per gestire i pazienti sarà avere un server unico regionale, per esempio, dove caricare tutti i dati dei pazienti. Naturalmente il paziente cittadino deve acconsentire al trattamento di quei dati che andranno online, però voi vi immaginate, no? Un server unico dove c'è il medico di base che riesce a guardare i dati di quel paziente, cioè se io vengo ricoverata per esempio in un ASL o un'azienda ospedaliera siciliana e poi il medico di base mi deve prescrivere una serie di accertamenti o l'ASL mi deve dare una serie di presidi, tu non devi fare mille file perché loro hanno la possibilità tramite quel server di avere tutte le informazioni. Se io devo avere per esempio dei pannoloni, sono stato ricoverato perché appunto ho avuto un problema di incontinenza, non c'è bisogno che ti fai, oggi non so se voi avete idea di quante file deve fare una persona per avere un presidio ospedaliero, cosa che succederebbe in pochissimi secondi se il medico di base fosse il terminale della sanità, cioè colui che ha contatto col medico e se la sbriga lui, perché poi parliamo molto spesso di persone che non sono neanche in grado di uscire di casa, cioè non hanno il parente, gli fa le cose, secondo questi geni che amministrano la sanità, cioè questi dovrebbero farsi quattro file, quattro ticket, quattro certificati. Allora il futuro è quello. Il futuro è sanità online, quindi la famosa cartella clinica sanitaria, la ricetta sanitaria, questo adesso la ricetta elettronica sta arrivando, la cartella clinica elettronica ci dovremmo adattare all'Europa tra poco, una sanità di iniziativa che quindi una sanità che va a lei dai suoi cittadini, quindi il medico che ha stretto contatto col paziente, il medico della scuola è una bellissima idea, ma in tutte le comunità, quindi comunque in tutte le aree pubbliche dove ci sono molte persone. Noi abbiamo delle bellissime idee, abbiamo imparato, perché tutte queste cose le stiamo imparando adesso, sulla sanità, e potrebbe essere una bellissima sanità pubblica senza speculazione sulla malattia delle persone, ma la speculazione la si fa sulla prevenzione della malattia delle persone. Renzi, questa è la nostra idea di sanità. Comunque sì, si può fare, insomma. Cioè noi faremmo tutto, il problema è che da noi ci chiamano persone disperate che non le fanno lavorare negli ospedali perché la mafiosità di gestire è in tutti gli ospedali. Stavo leggendo poco fa una ditta di pulizie a cui era stato revocato l'appalto delle pulizie, l'avvocato Tafuri ha vinto il ricorso al TAR ed era stato revocato perché a Napoli la prefettura aveva ritirato la certificazione antimafia, ed è questo il motivo per cui il Movimento 5 Stelle è contrario
a esternalizzare i servizi. Che ogni volta che tu esternalizzi un servizio, tanto mi devi spiegare il perché devi esternalizzare il servizio alla polizia. Cioè, se tu ti assumessi i tuoi dipendenti che ti puliscono l'ospedale o ti puliscono l'ASL, ti fai la tua graduatoria dei tuoi operatori sanitari, operatori di pulizia, quello che sia per essi, non c'è il problema. Invece fanno appalti e poi vincono sempre le stesse aziende, che poi non si sa come mai, tutti sanno che sono mafiose, però nessuno le ferma. Di cosa stiamo parlando? Ci vuole una classe politica che voglia cambiare questo stato di cose, e ci vuole una classe di cittadini che le voglia cambiare, perché se i cittadini non le vogliono cambiare, se i cittadini non vanno a votare e se i cittadini continuano a pensare che la politica è delega, signori, qua possiamo chiudere baratti e barattelli, perché non stanno vendendo, cioè rendetevi conto che stanno vendendo tutto. Abbiamo l'ospedale di Olbia in Sardegna che se lo sta comprando un emiro del Qatar. Questa è Pizzarotti. L'azienda Pizzarotti, che è quella che gestisce in una rete di imprese anche il Caradimineo, sta privatizzando l'ospedale di Lucca, l'ospedale di Massa, e i project financing, stanno costruendo gli ospedali in project. Cioè, il punto è questo: il cittadino italiano si deve smuovere, si deve dare una sveglia e decidere da che parte vuole stare. Se vuole stare dalla parte di quelli lì da cui pendere dal labbra per avere un posto di lavoro, poi magari glielo daranno pure. Però poi sono collusi tutto quello che vuoi, se vuole stare dalla parte dei cittadini liberi che stanno lottando per il pubblico, stanno lottando per la... Cioè, di tutto poi si ricollega, io lo so che passa salto da pala in frasca, ma le cose sono tutte collegate, quindi... No, siamo assicurati benissimo, sei molto chiara e in chat tutti, insomma, sono d'accordo seguendo il tuo discorso e ti danno ragione e... E quando poco fa hai parlato del PD, tutti quanti, insomma, si sono scatenati, che effettivamente si occupano di altre cose, ma i problemi reali sono... No, cioè, io, guardate, non ho parole, perché si parla di tu, cioè, stanno occupando la cosa mediatica con la riforma della Costituzione. Ma io dico, il cittadino italiano, il problema era la riforma della Costituzione, cioè noi abbiamo problemi qua, una quantità di problemi enormi da risolvere, dall'inquinamento ambientale, vabbè, no, il rilancio economico, ma già solamente, e bonifiche da una parte, e l'energia, cioè una seria idea di pianificazione di infrastruttura energetica sostenibile dall'altra, già avresti tutto il lavoro che vuoi. Di che cosa parliamo? Della riforma del Senato, perché questi qui si devono assicurare di poter poi eleggere il Presidente della Repubblica a colpi di maggioranza, i giudici della Corte Costituzionale a colpi di maggioranza, cioè noi abbiamo un Parlamento paralizzato da questi qui, per che cosa? E la gente ci viene a dire a noi, voi avete usato toni alti, ma io dico, anzi ci devono ringraziare che usiamo toni alti, non ce ne siamo andati a mandarli a quel paese, a questi qua. A proposito, è arrivata un'altra richiesta di arresto, non so se lo sapete, di un altro deputato. Cicino Purpetta si chiama? Cicino. Sì. Sì. Ci sono le perle che produce il Parlamento italiano, produce queste perle, quindi vabbè, però l'hanno votato, quelli che votano Forza Italia, fior di avvocati, fior di gente per bene che conosco io, tutte con la puzza sotto il naso, diciamogli che hanno votato uno che adesso è diciamo indagato di concorso esterno in associazione mafiosa. Dunque, c'è una domanda di Moni Pegri. Per intensità di cura, abbandonato purtroppo il modello attuale delle sanità di molti. Aspetta, questa mi la ripeti? Il modello di intensità di cure, proprio come non so, basato sulla quantità di cure, abbandonato in tutta Europa, è il modello attuale per molte regioni, serve solo per risparmiare sul personale. Non ho capito bene, è inutile che ti provo a rispondere perché non l'ho capito. Se vuoi provare a rileggere, non c'è Di Maio che sta parlando. Più di quello non dice altro. Parla di intensità, di modello di sanità basato sull'intensità delle cure. È un modello che è stato abbandonato in tutta Europa. Vabbè, se non è chiaro, ti passo un'altra domanda riguardo l'istituzione del registro dei tumori. Allora, questa
era un'altra battaglia, è un'altra nostra battaglia. Anche lì ci sono i registri sia regionali che nazionali. Anche sui tumori c'è molto silenzio e molta sottostima, secondo me, del problema. Io avevo preparato sinceramente una proposta di legge, però era una proposta di legge che partiva dall'idea di utilizzare i dati che sono presenti nel database dell'INPS. L'INPS è una database molto grande e siccome all'INPS afferiscono tutte le domande di invalidità e di accompagnamento, tutti i malati oncologici sono, diciamo, in un certo senso schedati, però avremmo dovuto valutarle insieme anche alle varie associazioni, eccetera, e non c'è stato il tempo materiale. Le singole regioni possono dotarsi di un registro, però questo è chiaro che secondo me, per avere un'idea complessiva, è più importante farlo a livello nazionale. Intanto vi posso dire invece che c'è uno studio molto interessante che noi abbiamo utilizzato, interessante, cioè brutto perché dimostra l'evidenza tra l'inquinamento ambientale e le patologie tumorali, si chiama Studio Sentieri, che ha studiato, ed è online, lo trovate, se lo volete me lo chiedete, se no basta che mettete Studio Sentieri su Google, lo trovate, no su Google, come dice qualcun altro, su Google. Comunque questo studio, tra l'altro appunto anche per l'area di Milazzo, l'area di Gela e l'area di Biancavilla, perché lì c'era quella fibra della cava mineraria con cui sono state costruite delle case. Comunque in questo studio è stata fatta proprio un'epidemiologia molto dettagliata di questi siti. Questi sono tutti siti che andrebbero bonificati, per esempio, per il bene, per la salute dei cittadini, e su cui ci sarebbero tantissimi posti di lavoro. Quindi registri tumorali, noi abbiamo fatto alcune proposte per quelli regionali, alcune risoluzioni, c'è in bozza una proposta di legge che nella commissione mi ha bloccato perché ne abbiamo un sacco di altre cose contemporaneamente. Ma la volontà non c'è, nonostante la malattia oncologica, lo sapete, colpisce un uomo su due e una donna su tre. Ok, passo alle carceri, alla questione di giustizia. Allora, una è una considerazione. Massimo dice, come ti senti e giorni a studiare i faldoni di Galan, del Mose, a leggere intercettazioni? Questa è una domanda, è già la tua risposta, invito, si legge. E poi rispondi insieme a quest'altro. Volevo chiedere di nuovo se la legge che attualmente avete in Parlamento che state discutendo riguardo a tutti per farsi creato. No, vabbè, ci sono delle eccezioni che abbiamo introdotto noi. Ora io non voglio fare ovviamente quella che parla di cose che non sa, perché sono cose molto tecniche di procedura penale, però io ho parlato con la Sarti, ho parlato con Vittorio Ferraresi, specialmente l'articolo 8 di questo decreto legge. Il decreto legge era, aspetta che ve lo dico, così eventualmente ve lo potete vedere, quello che è entrato in vigore il 27 di giugno, e il numero, non cerco il numero del decreto legge, comunque, è stato molto migliorato, quindi è stata ridotta il numero di fattispecie a cui si poteva applicare questa ridotta possibilità. Cioè sostanzialmente con questo articolo si chiede al giudice delle indagini preliminari di valutare la misura custodiale, quindi la custodia cautelare nelle sue varie sfaccettature, quindi in carcere, agli arresti domiciliari, al divieto di dimora, a seconda di quale lui immagina sarà la condanna. Se la condanna è inferiore a 3 anni, teoricamente non può chiedere la custodia in carcere. Ora, spero di non dire fesserie perché è una cosa estremamente tecnica. Noi però abbiamo introdotto, proprio grazie al Movimento 5 Stelle, un restringimento di questa possibilità. Quindi c'è una serie di reati che sono esclusi da questa possibilità di non applicare la misura custodiale in carcere per i reati la cui condanna ipoteticamente sarà inferiore a 3. Cioè, voi immaginate un giudice per le indagini preliminari che nella fase di indagini preliminari deve sapere quanto sarà la condanna. Cioè, anche lì la follia di chi scrive queste leggi. Io credo che i cittadini scriverebbero molto meglio le leggi di quello che possono scrivere queste persone, che poi non le scrivono loro, le scrivono le loro lobby esterne di potere, in questo caso sicuramente qualche avvocato penalista. Mi senti? Sì, sì, c'è un po' di rumore di fondo, ma sentiamo.
Allora, c'è Monica che dice: riguardo il modello di identità di cure, è quello che elimina i reparti specialistici e accorpa i reparti. Un modello abbandonato? No, dice solo questo. Boh. Va bene. Comunque, ora mi informo perché da qualche parte l'ho sentito, l'ho letto sicuro. Quindi ci do un'occhiata. Poi magari le dici che mi contatta sul sito della Camera, su Facebook, dove vuole, magari ci risentiamo. Sì. Monica, quindi eventualmente la contatti a Giulia dal suo sito, su Facebook, e potrà risponderti. Poco fa c'era una domanda che riguardava i criteri di assunzione dei dirigenti nel campo della sanità. Se stavate pensando qualcosa per poter cambiare questo. Allora, io, come ho detto all'inizio, ho fatto una proposta di legge sui direttori generali, che in realtà coinvolgeva anche i direttori amministrativi delle ASL, delle aziende ospedaliere. Però noi abbiamo spinto molto come Movimento 5 Stelle per il ritorno al sistema del concorso. Poi, guarda caso, perché è scritto sulla Costituzione, che lo dice Pinco Pallino, ci siamo accorti che i sistemi di nomina e i sistemi di selezione pubblica per titoli, quindi senza procedura concorsuale, per titoli che poi valuta sempre il direttore generale, non funziona, perché favorisce comunque sempre un sistema clientelare, perché non hai la qualità anche, no? Dico, una volta raccomandavano pure nei concorsi, lo sanno cani e porci, però in un certo modo la procedura concorsuale garantiva una qualità del medico. Adesso questa qualità non ti è più garantita. Non solo, il medico è lì, deve dire sempre grazie al direttore che l'ha nominato, e quindi si trova sempre in una situazione un po' particolare. Voglio dirvi, per la sanità, se vi capitano situazioni anomale negli ospedali, eccetera, cercate di farcele conoscere, noi qualcosa proviamo a farla. Fate i whistleblower, fate i testimoni occulti di situazioni anomale, e noi, senza crearvi problemi, cerchiamo di risolvere qualcosa. C'è una domanda sugli affitti d'oro. Come è un argomento di strettissima attualità per te? Sì, allora, questo abbiamo scoperto che è un altro marchettificio, è un enorme marchettificio gli affitti d'oro. Io vi invito a farlo questo giochetto, andate sui siti web dei vostri comuni, per esempio, cercate gli affitti dei comuni e scoprirete cose meravigliose. Andate, per esempio, i catanesi, andate sul comune di Catania e scoprirete tanti nomi carini. Quindi è un bellissimo marchettificio. Tra l'altro, cioè marchettificio, allora mi spiego cosa si fa. L'ente pubblico affitta un locale di cui ha necessità per sviluppare un'attività, che ne so, ufficio giudiziario, un ufficio comunale, un ufficio sanitario, lo affitta. Poi direte, vabbè, ma che male c'è? No, non, credo, non c'è nessun male. Il problema è quando lo affitta magari ad un amico o un imprenditore che già fa tutto a Catania, facciamo un nome a caso, per esempio i Birlinzi, che hanno affittato il palazzo dell'Agenzia delle Entrate, e lo affittano a un canone tale per cui se lo potevano pure comprare, tant'è che poi se lo comprano le persone a cui noi lo affittiamo. Quindi, e tutto questo avviene mentre noi vendiamo il patrimonio pubblico. Quindi noi, sul sito del governo, già ci sono state due aste di patrimoni immobiliari, due, in cui si stanno vendendo un sacco di immobili. Quindi cosa fa questo stato geniale, questi geni piddini che stanno governando? Vendono da una parte, e dall'altra parte affittano a banche, affittano ad assicurazioni, affittano ad imprenditori, affittano a istituti religiosi, con tutto il rispetto, però dico pure agli istituti religiosi, e insomma, e scopri questi scandali. Noi avevamo fatto un emendamento, come conoscete, quel famoso emendamento Fraccaro, che però dava la possibilità alle pubbliche amministrazioni di recedere dai contratti troppo onerosi, o comunque contratti che giudicava onerosi entro il termine del 31 dicembre 2014, del 31 luglio. Il primo termine era il 31 dicembre, poi è stato modificato, è andato al 31 luglio, e adesso noi stiamo cercando di rimetterlo per dare la possibilità di decadere da questi contratti. Alcune amministrazioni regionali, la Valle d'Aosta l'ha fatto, amministrazione del Sud, che io sappia, non l'ha fatto nessuno. Qui alla Camera l'abbiamo fatto noi, quel famoso Palazzo Marini, dell'altro
immobiliarista, affarista Scarpellini, milionario, miliardario, per cui capite benissimo che la gestione della cosa pubblica è la gestione della cosa pubblica, è una cosa delicata, bisogna vedere chi la fa e i cittadini rimangono sempre fuori dalle informazioni, i cittadini però devono svegliarsi, ragazzi. Questo noi abbiamo qua un cruccio perché è vero che l'informazione, ah, se uno lo sa che l'informazione non funziona, te la vai a cercare, ragazzi. Cioè, c'è poco da fare. I siti, noi tra l'altro stiamo facendo anche la battaglia per la trasparenza. Io sto rompendo il cervello ai ministeri perché non pubblicano tutte le informazioni sugli immobili, ma la battaglia dovremmo fare a livello, ma può fare qualunque cittadino, perché cioè, lo sapete, il decreto legislativo 33 2013 dice che ogni cittadino ha diritto di sapere entro 30 giorni perché non è stato pubblicato un certo tipo di dato online da quella pubblica amministrazione, e la pubblica amministrazione è obbligata a rispondergli entro 30 giorni e a pubblicare quel dato mancante dal sito. Quindi il cittadino può fare tantissimo se vuole, ritorno sempre là. Affitti d'oro, tranquilli, perché ci sto sopra. Adesso stiamo vedendo anche la situazione del demanio, perché è tutta una specie di cosa tutta intrecciata, però ci stiamo lavorando anche lì. Giulia, c'è Lillo qua con noi che stanno facendo il fiato sul collo con il meetup, però dice in molti casi non viene rispettata la legge sulla trasparenza, purtroppo non si può fare, non c'è uno strumento per... Allora, noi abbiamo presentato, ecco, un problema c'è, ma la legge sulla trasparenza deriva da quel famoso pacchetto anticorruzione che fece Monti, perché l'Europa gli disse, cioè, tu vuoi stare in Europa, l'Italia, ma fai pena dal punto di vista della trasparenza. Perché ragazzi, guardate, la battaglia della trasparenza, secondo me, io lo dico anche qua ai miei colleghi alla Camera, è la battaglia più importante, perché se tu pubblichi tutto, le magagne è difficile che si possano fare. Comunque, non lo fa. Allora, il problema è che quando hanno fatto questo pacchetto di decreti applicativi del pacchetto anticorruzione, sulla trasparenza hanno detto dovete fare questo, ok, però non hanno messo le sanzioni. Allora succede che tu, ci sono una serie di obblighi, però se l'amministrazione non compie quell'obbligo, qual è la sanzione? Non c'è. Noi abbiamo presentato apposta adesso al decreto pubblica amministrazione una serie di emendamenti proprio che prevedono questo, cioè prevedono le sanzioni per la mancata a carico del dirigente dell'amministrazione responsabile per la mancata attuazione della normativa sulla trasparenza. Però ora... credo siamo in fase in commissione in questi giorni, quindi ancora non credo siano stati approvati, ma in ogni caso è una battaglia che dobbiamo fare, cioè è una battaglia che si deve fare perché è monca così però la cosa. Io diciamo sto valutando anche con qualche avvocato per vedere se non ci siano comunque delle responsabilità amministrative nel non adempiere comunque una funzione pubblica, perché comunque è una funzione pubblica essere trasparenti sui siti, cioè ci sono dei dirigenti che sono della pubblica amministrazione, che sono loro i responsabili del processo amministrazione trasparente, e quindi se mancano certi dati comunque è un'inadempienza di doveri. Però certo capisco che non è che i cittadini si può mettere a fare la causa amministrativa per questo, quindi stiamo cercando di vedere come si può fare. Sarebbe ideale per tutti. Avremo un'arma in più per poter controllare. L'azione collettiva mi dice non si può fare adesso l'azione collettiva, ma sarebbe la condizione ideale, sarebbe la class action, penso. Comunque io credo che mi viene in mente, così chiacchierando con voi, che se lo statuto comunale del comune in cui si vive lo prevede, si può proporre una, si può fare una raccolta firme o un referendum propositivo per inserire all'interno dello statuto del consiglio comunale, per esempio, l'obbligatorietà della trasparenza della pubblica amministrazione comune, del comune in questo caso stiamo parlando, certo, di lì mi viene in mente questo, e quindi l'obbligatorietà della sanzione per chi non... però non so di cosa si può fare, si possono studiare, sicuramente si potrebbe fare un gruppo di lavoro su questo e studiare delle possibilità per
per trovare una soluzione. Io credo molto nella possibilità del cittadino dal basso di incidere con questi mezzi, fare prendere dei precisi impegni a chi votiamo, per esempio, sia 5 Stelle ma anche no, tanto lo sappiamo che la gente continuerà a votare all'infinito PD e PDL, quindi tanto vale cercare anche a loro di formarli come cittadini attivi e di pretendere poi a loro dai loro eletti, secondo me. Ecco, ci sono varie modalità, noi dal punto di vista legislativo ci stiamo pensando, ci stiamo facendo degli atti, però non bastano. E poi considerate le amministrazioni sono tante, ci sono gli enti regionali, gli enti locali, quindi si deve agire a tutti i livelli, secondo me. Ok, va bene, sono le 7:30. Chiudiamo ora così, forse. Sì, c'è qualche altra domanda, però magari la rimandiamo un'altra volta. Cioè, sei stata così disponibile, sei stata chiara, generosa, ci hai raccontato cose. No, io mi dispiace, dico ovviamente non sono tuttologa, quindi non posso rispondere a tutto al 100%, però bene o male cerco di quello che so di trasferirlo a voi e quello che voi, gli spunti che voi ci date, di riportarli qui dentro. Prima di chiudere voglio dire questo: noi ci stiamo impegnando qua singolarmente, ci stiamo levando la salute, guarda Maria Lucia qua vicino, però soffriamo molto del fatto che non abbiamo degli strumenti ancora efficaci che ci consentano di interagire su alcune scelte direttamente e velocemente con i cittadini. Credo che la sfida del 5 Stelle dovrebbe essere quella di utilizzare la tecnologia e la rete per rendere questo un'interazione più immediata. Ci rendiamo conto che poi chi è qua dentro si deve fare carico di studiarsi le carte, tutto quello che noi vogliamo, però per la soluzione di molti problemi, secondo me, il feedback di chi per esempio lavora in certi settori o conosce certi argomenti perché li vive, sono i feedback più importanti, perché se tu sei un operaio, se tu lavori nella pesca, nell'ambito della pesca, o se sei un agricoltore, tu sai le cose, come si risolvono, sicuramente meglio di me. Ecco, mancano delle... La sfida deve essere questa, cioè riuscire a trasferire queste conoscenze in una forma legislativa compatibile con i nostri principi, naturalmente. E quindi dobbiamo sforzarci tutti in questa direzione. Non lo so come, però ecco, questa è una cosa che, di cui noi ovviamente qui dentro soffriamo molto, di questa mancanza di contatto con l'esterno, per cui ora magari mi sembra un miracolo che faccio un hangout e parlo con voi, capito? E io, a proposito di questo miracolo che stiamo facendo con le 5 Stelle, passo la parola a Livio, che ci ha aiutato tantissimo nell'organizzazione, per un saluto. Livio, ti passo la parola. Sì, semplicemente volevo confermare il fatto che riguardo i vaccini e l'obbligatorietà e riguardo l'introduzione nelle mense scolastiche dell'opzione di vegetarianesimo e veganesimo, sono stati presentati due disegni di legge. Questo per sottolineare che il Movimento 5 Stelle è allineato in tutta Italia, ma non perché c'è una linea politica, perché è il buon senso dei cittadini che fanno, insomma, lavorano per se stessi e per il proprio bene. Questo è bellissimo, comunque sapere che l'allineamento è una calata dall'alto, ma semplicemente le cose sono in un senso. E poi, insomma, appunto, volevo concludere, iniziare a considerarlo come un bene comune, come il nostro territorio. In realtà Internet è un bene comune perché viene utilizzato anche per questo, per creare contatto tra il Parlamento e i cittadini. Quindi, insomma, cercare anche delle leggi che lo tutelino, lo valorizzino e lo rendano come un diritto, come il reddito di cittadinanza. Sono cose che secondo me prima o poi dovremmo stabilire, decidere e proporre, perché è un diritto fondamentale che ci serve sia per i servizi, come diceva benissimo Giulia, riguardo il database, e sia anche per interagire realmente, insomma, con la vita politica del paese. Con questo, insomma, io ripasso la palla a te, Eugenio, ringrazio Giulia, grazie mille per essere stata qui, e saluto tutti quanti. Ciao Livio, grazie mille, grazie a te. Io saluto, prima di ripassare la palla a Giulia, saluto tutti quelli che sono ancora in chat: Luigi, Gabriele, Rosario, Stefano, Rosario, Emma, Massimo, tutti quanti. Ringrazio pure Massimo Castiglione che mi ha aiutato tantissimo, Samuele dello staff di Sicilia 5 Stelle. Ringrazio Giulia che è stata generosissima. Giulia, ti passo di nuovo il microfono per fare un saluto. Sì, no, io ragazzi non,
ho fatto il mio, penso, il minimo indispensabile, anzi mi fa piacere, quando volete chiamateci, noi siamo disponibili. Maria Lucia saluta di nuovo, siamo ancora in aula. Maria Lucia è la mia compagnetta di banco, ce l'ho accanto. E basta, quindi adesso sono in tempo per andare a votare i nostri giudici della Corte Costituzionale, quindi sto andando. Incrociamo le dita, ragazzi. Va bene. Grazie mille, allora alla prossima video chat, Giulia. Ok, grazie Eugenio, grazie a tutti e complimentoni. Ciao. Ciao Livio, ciao a tutti, ciao Massi, ciao. Ciao.